Mi propongo di presentare il più possibile brevemente quest'ultima lettura che ho fatto, integrale questa volta, di un libricino di un, chiamiamo un mio amico, Gianni Buganza. Libricino che vi mostro, insomma, è proprio piccolo, piccolo, ed è stato scritto una quindicina di anni fa. Chi è Gianni Buganza? È un personaggio che ha lavorato come operatore sanitario, fondamentalmente. Leggo alcuni cenni della sua biografia che faceva in questo libricino, che dopo aver lavorato nei centri per disabili gravi e gravissimi, specializzandosi nelle problematiche dell'autismo, ha poi trovato collocazione in un paio di ospedali del nord Italia. Recensore, polemista giornalistico, politico e culturale, agitatore sindacale, candidato politico, è intervenuto con un'attività intensissima, oltre che in varie trasmissioni radiofoniche e televisive, anche su quotidiani, settimanali e riviste nazionali come Diario della Repubblica Salute, Gazzettino, Liberazione, insomma, vari giornali. Ha fondato e dirige una piccola associazione gobettiana, e questo è interessante per capire la sua collocazione, insomma, organizzando proiezioni cinematografiche e più di un convegno di portata regionale sulle problematiche della sanità, dei diritti umani e civili e del sindacalismo ospedaliero, interessandosi attivamente dei problemi del carcere, dell'immigrazione, dell'integrazione e della mediazione culturale e della privacy, delle interpretazioni notturne e diurne dell'ordine pubblico, eccetera. Il suo lavoro è presente in vari forum, blog, su internet, raccogliendo l'attenzione di migliaia di contatti. Insomma, lui è anche un promotore culturale con anche una serie di interessi, di tipo storico, sulla storia, specialmente locale. Ecco, insomma, è un personaggio a modo suo e la nostra conoscenza data mi pare dal 2007-2008, quando ero conduttore di una piccola trasmissione in radio cooperativa che si chiamava L'Ippogrillo, e in quell'occasione lui aveva già presentato in radio cooperativa questo libricino e me ne lasciava una copia con dedica agli amici di Ippogrillo con stima e un saluto gobettiano. Questa era la dedica che mi faceva, era il gennaio del 2008. E da allora, insomma, è nata un po' un'amicizia che non si è mai tradotta in una conoscenza personale vera e propria. Insomma, non siamo mai stati a mangiare una pizza insieme, per darvi un'idea. Però ci siamo sentiti frequentemente e a me è capitato di leggere separatamente, in quegli anni o negli anni successivi, alcuni dei racconti di questo, libricino. Ancora una breve premessa che prendo dal libricino. La narrazione è una forma terza, lui dice, le cose che dice Gianni. Non è l'intervento giornalistico, non è la relazione convegnistica. Ti permette pasolinianamente di dire tutte le verità che sai, hai visto e conosci, ma ti permette quel passo indietro, quel rifugio nel fantastico, nell'immaginario. Qualora i lupi che ruzzolano nei pressi del potere, dei soldi e della cattiva coscienza sentono dentro loro stessi l'insopprimibile desiderio della denuncia legale. Allora di colpo il mio dire torna verosimile, torna puramente immaginativo, torna narrazione, interpretazione, come nel teatro e nei film. Ricordate ogni riferimento a persone e fatti narrati? È puramente casuale. Io mi sono affezionato a questo libricino, quindi è stata un po' una costante in questi anni. Insomma, mi sono affezionato a questi racconti che ho provato a leggere e ho anche postato. Però in realtà non ero molto soddisfatto della lettura che ne avevo fatta. Insomma, mi sembrava che la mia lettura non rendesse a fondo lo spirito di questi racconti, che poi non sono così facili da leggere perché sono, come dire, sono
La descrizione di una realtà vista da dentro, e questa realtà è vista come attraverso tanti riflettori che guardano questa realtà. Il sistema sanitario è un sistema che io conosco per averci lavorato dentro, da tanti punti di vista che sono i punti di vista poi meno conosciuti spesso, no? Delle persone anonime che operano in questo sistema, dagli operatori di pulizia, insomma, dai portantini. Dallo specializzando non ancora strutturato, dall'infermiere, dal poliziotto, della sorveglianza, insomma, da tanti punti di vista spesso che non sono quelli sotto i riflettori quando si parla o si discute del sistema sanitario, o lo si guarda, lo si osserva. E si capisce che questo mondo poi vive di tante realtà particolari, spesso sofferte, spesso difficili, sempre più sfruttate da come sta evolvendo il sistema sanitario, no? Che sempre più sta diventando un qualcosa di privato, di privatistico, di aziendalistico, rispetto alla, come dire, alla struttura come la pensavamo negli anni in cui ho lavorato io, che non era un'azienda, ma era un servizio pubblico, insomma, invece sempre di più adesso, insomma, i parametri, la valutazione, le modalità di stare in questa struttura sono quelle di un'azienda, di un sistema produttivo che ha come scopo più che la salute dei cittadini la produttività, produrre prestazioni, insomma, produrre. Se si può produrre salute, questo lo lascio a voi giudicare. Allora lui ha lavorato dall'interno, come io ho lavorato dall'interno, e c'è stata questa corrispondenza un po' di sentire che ci ha anche legato con Gianni, no? Perché ho riconosciuto in lui, insomma, no? Molti degli aspetti che si vivono quando si sta dentro e che gli utenti spesso non conoscono. Spesso gli utenti vivono poi altre sensazioni di disagio, che sono complementari a quelle di coloro che invece ci lavorano in questo sistema, ma spesso sono altre. E spesso sono sensazioni di disagio che ci contrappongono invece che unirci in una denuncia comune di un sistema che diventa sempre meno umano. L'altro problema è quello che questo libretto è stato scritto intorno agli anni 2005, diciamo così. Allora mi chiedevo se in questi anni questa realtà fosse cambiata, cioè se fosse ancora attuale quanto si dice, cioè le storie che si raccontano, queste 13 brevi storie, perché è un libretto molto breve, ma per inciso a me piacciono molto i libretti brevi, insomma, vado in cerca quando guardo anche in biblioteca, cerco qualcosa che potrebbe essere poi letto, che potrebbe essere di interesse, cerco molto più all'interno dei libretti brevi che non dei grossi volumi, insomma, perché lì spesso ci sono le cose più concentrate, più essenziali, più efficaci. Allora, in questo libretto breve ci sono queste 13 storie graffianti, spesso narrate anche in prima persona, che esprimono il vissuto di questi protagonisti delle storie all'interno, che tutti, insomma, hanno in comune questo vivere, questo avere un'attività in questa realtà che è quella dell'ospedale, insomma del sistema sanitario organizzato soprattutto nell'ospedale, ma che poi si trovano di conseguenza anche ad agire in altre realtà, per esempio quelli del 118 che vanno a recuperare in carcere quello che ha tentato di suicidarsi ingoiando la lametta da barba. E per la verità, devo raccontare una cosa personale, che una notte in cui una paziente delle nostre, insomma, ha avuto un problema di un grave sanguinamento gastrico, insomma, mi è capitato di passare metà della notte in endoscopia, assistendo, insomma, all'intervento che veniva fatto per rimediare a questa situazione in questa nostra paziente, ho avuto modo di vedere la vetrina dove erano conservati i vari corpi estranei che molte persone avevano
ingerito, tra cui una quantità di lamette impressionante, ma altri oggetti impressionanti che avevano ingerito o che avevano infilato in altri orifizi del corpo, a volte a scopo suicida o spesso a scopo suicida, ed era impressionante, insomma, vedere cosa non si riesce anche a fare in questo senso. Quindi, realtà ospedaliera che proprio per la sua natura si mette in relazione con le altre realtà. Quindi poi scoperta di questo libricino e con questo anche nascita di una relazione, seppur diciamo virtuale, epistolare con Gianni, insomma, questo personaggio, e nascita anche di una stima reciproca, che a un certo punto è sfociata in una collaborazione, nel senso che uno dei suoi racconti che avevo letto e che avevo postato ai suoi tempi è stato raccolto da Radio 3 nella trasmissione Il Cantiere, e quindi abbiamo contattato il direttore allora della trasmissione di Radio 3 per poi coordinare la messa in onda su Radio 3 di questo racconto, che è stato letto in Radio 3, mi pare, nel 2012. Poi però, insomma, io ho postato questi racconti, ma per la verità non ero soddisfatto della lettura che ne avevo fatto, perché secondo me, insomma, a parte la qualità audio, che insomma, come spesso faccio, mi critico, soprattutto allora, dove registravo proprio dalla web, insomma, la voce partiva dalla web, ma anche il tono, no, non era quello che meritavano questi racconti, che insomma secondo me hanno bisogno di un maggior dinamismo espressivo, insomma sono più graffianti, insomma, di come li avevo presi io allora. E quindi ho lasciato sedimentare questo libricino, ho lasciato sedimentare quei racconti, però ho pensato che forse valeva la pena di capire se era ancora attuale, e quindi di riproporlo. E in questi giorni è venuto il momento, secondo me, di provare a riproporlo, di provare a rileggerlo, cercando, dopo un po' di anni, dopo che anch'io ho cambiato modalità in parte di lettura, di rendere maggiore giustizia all'insieme dei racconti e quindi di farne una lettura integrale, mentre prima ne avevo fatta dei singoli racconti. Ho cercato di leggerli integralmente e di proporvi questo video, che è il risultato di questa lettura. Racconti che io trovo ancora attuali, anzi sempre più attuali man mano che la situazione sanitaria evolve, e che quindi mi interesserebbe che voi ascoltaste, anche perché hanno un'ironia di fondo, c'è un sarcasmo, ci sono tante componenti che sono interessanti, proprio anche dal punto di vista umano e anche dal punto di vista della scrittura. C'è una scrittura bella, interessante, di chi sa scrivere, tra l'altro, di chi sa cogliere proprio l'aspetto in una realtà minore, l'aspetto interessante, appunto, l'aspetto graffiante. C'è questa capacità anche di scrittura. Ci voleva anche la possibilità di renderli come merita la scrittura, e questo ho cercato di fare, non so se ci sono riuscito. E soprattutto mi interessava anche riattualizzare questo libro, che secondo me Gianni ha lasciato da parte, insomma, non, come dire, è come un qualcosa che ha messo nel dimenticatoio, forse, perlomeno che ha lasciato lì. Secondo me è qualcosa che va un attimo ripreso, va riattualizzato, perché è ancora un libro, insomma, che fa pensare, fa riflettere, sa commuovere anche in un certo senso, e contemporaneamente sa anche provocare. Quindi, che dire, io spero che
sono riuscito a rendergli più giustizia ora rispetto a quanto ho fatto in passato. E spero magari, non so, di avere qui Zanni una volta e di poter fare con lui anche magari una discussione, un punto, di farvi dire da lui anche le cose che lo hanno mosso e come secondo lui dopo di questa pubblicazione i tempi sono cambiati e come si è evolto anche lui nella sua coscienza, nel suo modo di vedere il sistema sanitario, insomma, cosa è successo anche del suo modo di porsi nei confronti di questa realtà, ma anche della realtà politica e sociale più in generale. Ecco, allora consiglio a tutti l'ascolto di questo libricino, non so se sia ancora possibile trovarlo in commercio, ma insomma, l'ascolto è facile, è anche un ascolto che non impegna per molto tempo, insomma, è il tempo di un film. Non ho, credo, altro da dirvi. Buon pomeriggio, ne approfitto per augurare ancora una volta, seppure in ritardo. Faccio fatica a farlo personalmente, individualmente con tutti voi e quindi lo faccio collettivamente. Vi auguro ancora una volta un buon anno, soprattutto un anno sereno che ci porti a preoccuparci di questioni importanti più che non di questioni che magari non ci toccano da vicino e alle quali ci fanno pensare e ci portano ad occuparci gli altri. Un saluto a tutti.